Ciao a tutti, questa è la guida per la gestione dello scrutinio finale per la scuola primaria. Entrate nel registro, andiamo nella sezione scrutinio finale, selezioniamo la classe desiderata, inseriamo la password di scrutinio, gestisci scrutinio. Procedi e compare tabellone con le proposte di voto inserite dai vari docenti. Qui è possibile effettuare le correzioni eventuali. Ad esempio, portiamo Altobelli a 7 in geografia. Inseriamo il voto di comportamento. La media verrà aggiornata solo dopo aver cliccato sul pulsante Salva. Allora, esito, inseriamo P per promosso, N per non promosso. Clicchiamo su Salva, ignoriamo il messaggio che indica semplicemente che abbiamo ancora alunni con insufficienze, torniamo al tabellone dei voti. A differenza di quanto fatto negli anni precedenti, non inseriremo il giudizio. Il giudizio verrà inserito successivamente tramite un'apposita applicazione. Ripetiamo la procedura per tutti gli alunni. E lo scrutinio è terminato. Arrivederci alla prossima guida.